Rossignol Hero Master Short Turn M13 è lo sci per atleti mastero per chi ama le curve strette, vuole performance da gara in pista con un raggio di 13 metri e 67 mm al centro nella lunghezza di 165 cm. Costruzione rectangular sandwich e Ashwood Core Fibrometal LCT con un binario centrale in titanal integrato nell'anima dello sci, piastre attacco R22. Gli sci hanno un profilo All Terrain Rocker. Nuovo progetto di Rossignol che si presenta con il Master ma in versione slalom. Nell'M13 l'abbiamo testato, sci molto complesso, tosto, davvero duro, bellissimo se sfruttato a pieno regime, ma per sfruttarlo a pieno regime ci vuole una grossa intensità muscolare. È divertente fare l'arco medio e l'ampio comunque lo porta alla grande, un po' più difficile per via della sciancratura l'arco corto. L'ho provato in neve invernale, ho fatto un sacco di curve perché entra facile in curva, ti permette di condurre subito ed è molto facile e intuitivo, quindi da subito mi sono fidata. Invece nell'uscita a curva rimane un pelo agganciato, quindi ti fa continuare a girare e quindi è difficile anche un po' ruotare i piedi e uscire dalla curva. Quindi è uno sci che è fatto per girare tanto e per imparare la conduzione. Sci da slalom a tutti gli effetti, uno sci che sicuramente consiglio a chi ama la conduzione, è molto stabile, risulta ovviamente per la sua poca lunghezza comunque abbastanza leggero ai piedi, però è sicuramente impegnativo fisicamente. La risposta elastica c'è, complice anche ovviamente la piastra da gara. Uno sci che consiglio ad un pubblico dall'L5 fino all'L7 che ami sciare ad alta intensità, quindi magari anche non tutto il giorno perché diventa veramente faticoso anche per la quantità di curve e l'intensità muscolare che richiede. Uscita slalom a tutti gli effetti, mi sono divertito un casino a fare le curve da slalom con questo sci, a fare dei piegoni pazzeschi perché grazie a questa struttura da gara e questa rigidità di questo sci puoi veramente esagerare che lo sci rimane sempre stabile e preciso in tutti gli archi di curva, anche nel medio, nell'ampio e nel corto raggio può dire la sua. L'unica pecca che è un po' stancante, quindi ci vuole una preparazione fisica per reggere questo sci tutto il giorno. Sicuramente è uno sci molto divertente, soprattutto per sciatori esperti che ricercano il carving senza fare troppa fatica. L'ho trovato molto maneggevole, è molto facile in entrata curva, soprattutto per un arco medio e corto. Per un arco ampio sicuramente quando aumenta la velocità e se aumenta anche la pendenza perde un po' di stabilità. Inoltre questa struttura diciamo molto stabile e questa elasticità che ha questo sci provoca diciamo un po' di difficoltà in uscita a curva perché ti spara via dalla curva, quindi lo consiglio appunto a sciatori abbastanza esperti. Grande sostanza, tanto 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 divertimento su uno sci veramente innovativo come geometria e come costruzione. Rimane la stabilità, la maneggevolezza che contraddistingue il marchio, uno sci adatto a un ottimo sciatore che predilige archi medi e stretti, ma se anche si vuole permettere il lusso di qualche arco un pochino più allargato è uno sci che dà grande sicurezza, grande stabilità su tutti i pendii e soprattutto su tutti i tipi di neve. Buona soluzione sicuramente. Questo nuovo Rossignol è uno sci estremamente stabile, estremamente preciso. Dove lo metti sta, sembra di sciare su due binari, soprattutto quando la pista diventa ripida, compatta, si tirano delle curve veramente veramente belle. E non è uno sci per tutti, è uno sci molto rigido, la piastra si fa sentire, la flessione è molto difficile e io personalmente ho sentito molto presente la coda, quindi non tanto in caso di arretramenti ma di svincolo della curva, la coda è sempre presente fino all'ultimo centimetro di curva, quindi è uno sci da lavorare dall'inizio alla fine che ti dà tante soddisfazioni, ma lo trovo consigliabile solo per un pubblico molto molto elevato, quindi L6 e L7 che ricercano proprio la precisione nelle curve strette. Uno sci che ti offre tanta stabilità, una bellissima risposta in uscita curva, molto rapido in ingresso e nel cambio degli spigoli, sicuramente anche dipende
preso dal comparto piastra e attacco. Abbiamo la piastra e l'attacco da gara. È molto bella anche la nuova livrea con i nuovi colori e accattivante questo fianco nero. Uno sci bello pimpante, facile, l'ho trovato facile a inizio curva, molto stabile e molto molto reattivo. Ho fatto leggermente fatica a inizio curva appunto per la sua elevata reattività. È uno sci che risulta abbastanza impegnativo dal punto di vista fisico. Sciare tutto il giorno con questo tipo di sci può risultare faticoso. È uno sci che comunque consiglio a un pubblico di livello 6 ed L7. L'ho trovato veramente eccezionale, mi sono trovato subito bene, inizia la curva bene, riesci a curvare la fine curva e arrotondarla senza nessun problema. È veramente eccezionale come sci. È bello, tenuta perfetta nelle curve strette, permette anche delle curve ampie, ti arrotonda molto bene anche l'uscita di curva alla coda. È uno sci dove però bisogna lavorare tanto, quindi bisogna avere anche una buona preparazione fisico-atletica e un livello di sciata almeno 6 o 7. È uno sci divertente, molto reattivo, con quale mi sono veramente divertito. Ha delle risposte importanti, impegna muscolarmente, ma è uno sci a mio parere molto molto buono.